Gli attesi migranti, una quarantina circa, non arriveranno mai a Lugo Vicentino. Una nota di rassicurazione firmata dal sindaco è arrivata in serata prima dell'iniziativa di piazza. Nessun richiedente asilo alloggerà nella palazzina che sarebbe stata gestita da una cooperativa. La gente che si è riunita in piazza 25 aprile ha appreso la notizia dai rappresentanti dei comitati presenti. Lugo dice no, prima noi, Bolzano Vicentino. 1-0 per i comitati, ma palla al centro, perché la battaglia è stata vinta, ma non c'è intenzione di deporre le armi. Possiamo fidarci della prefettura e del governo italiano dopo quello che abbiamo visto? No, in assoluto. Possiamo fidarci? No. Tutto, secondo i comitati, alla fine nelle mani di chi dispone di immobili sfitti, motivo per il quale è vietato arrendersi o pensare di aver vinto la guerra al migrante. Anche l'accoglienza di Fulvio di cui parlano, e dietro la quale il sindaco vostro si rifugge, è legata alla disponibilità da parte delle prefetture e delle cooperative di riuscire a trovare gli alloggi dei privati. Il comitato resta dunque attivo in attesa di possibili ed eventuali nuove battaglie da combattere.